Buon pomeriggio dal Trastevere Stadium, Gaetano Vitale per la quarta e già molto importante giornata del girone G di Serie D. In campo Trastevere e Budoni. Fallo laterale Farris, ma non si esce da lì. Bertoldi, zona cross, la palla arriva sul secondo palo. Mastro Pietro non riesce a spingere verso la porta e poi risponde a Sumani e poi palla subito dentro per Massimo, che può addirittura calciare sul primo palo. Attentissimo Marano, ma prima occasione gigante per il Trastevere. Va da Bertoldi, che alza bellissimo il pallone per Alonzi, si può coordinare col cross, Crescenzo la difende, prova a girarla sul petto. Parte ora Santoro col destro ad uscire sul primo palo, grandissima parata di Semprimi. Assumani, poi anche bravo Tolomeo a crederci, alla fine Alonzi. C'è Mastro Pietro, la palla passa. Sono in 5 ad offendere per il Trastevere. Finta di Mastro Pietro che ce l'ha sul destro. Piede non forte. Palla buona per Crescenzo davanti al portiere. Gli tira addosso. Grande risposta di Marano. Massimo. Crescenzo di prima. L'imbucata per Mastro Pietro davanti al portiere. Lo scarta e segna, ma la bandierina è alta. I difensori del Trastevere. Qui Gheiese la porta avanti benissimo. Poi caccia troppo centrale. Respinge con sicurezza Semprini all'interno. Palla ad uscire. Pizzica Crescenzo sul primo palo. Palla fuori, vuole il cross che arriva adesso per Alonzi, che fa la sponda per Crescenzo. Siamo al limite dell'area, Caceiro appoggia per Massimo, ce l'ha sul sinistro, prova comunque a tirare. Ortensi invece non è immobile, ma il Trastevere comunque si riprende il pallone. Caceiro, c'è Crescenzo dall'altra parte, scelto invece Alonzi che forse vuole la porta, va invece da Caceiro che segna ancora, ma esattamente come prima è fuori gioco. Di nuovo Conti, Caceiro vorrebbe Rosati, ci va ora, zona cross, eccolo che arriva, Alonzi la gira! Arbitro col fischietto in bocca, e questo l'ultimo frame di Trastevere-Budoni che si chiude a reti bianche 0-0.